La situazione è la seguente, mannaggina, mannaggina. Mi si è corrotto l'hard disk, o meglio, l'ho inizializzato per sbaglio, e per fortuna sono riuscito a recuperare la maggior parte dei video, solo che alcuni di questi file sono andati persi, fra cui l'intro di questo video e l'outro. Per fortuna non è stata una grande perdita, infatti in questo video andremo a vedere due bakery a Madrid, ci sfonderemo di sfogliati in compagnia del buon Alessio, e a nostra grandissima sorpresa Madrid si rivelerà essere veramente una grande tappa per gli amanti degli sfogliati e delle colazioni. Perciò ragazzi, vi lascio al video e spero che vi piaccia. Eccoci qua, prima bakery qui a Madrid, Santo Bakehouse. Prima bakery e probabilmente anche primi clienti per loro perché siamo venuti proprio all'apertura. Sembra tanta robina, io ho una fame incredibile. Oh, questo è il quarto giorno di viaggio e Sì. ieri non ci siamo mangiati neanche uno sfogliato. Cioè, Oh, oh, io sono astinenza, mi serve il burro. solo Ed è un giorno che non facciamo una colazione dolce, cioè fuori di che testa, fuori di testa. Andiamo a mangiare, va. attacchiamo, attacchiamo. Hola. Che profumo, wow, adesso a pizza burro, bello. Croissant dough, it's really nice. With the coconut and coffee syrup. So we just have plain croissant. Merce sgraffignata. Si dice in pompa magna, eh? Comunque erano tanta robina. Sempre uno stile si avvicina alla danesia. Beh? Sì, dietro c'è il classico laboratorio, fanno anche il pane, prodotti dolci, prodotti salati. Dei bei prodottini. Vediamo un po' che succede adesso. Per quattro pasta abbiamo pagato 10,70 euro, quindi prezzo super onesto. Tira fuori l'arma segreta. Tirala fuori. Ancora nella sua custodia. L'abbiamo messo in sicurezza. Il kit dei denti dell'hotel. Non è roba. Un cerotto. Cioè, la carta professionalità in due persone. Iniziamo dai grandi classici: croissant e pain au chocolat. Bello leggero, spennellatura bella lucida. Bello uniforme. Non ci sono mega bolloni, però bello preciso. Questa è mattina, proprio il burro della mattina. Prego, a lei, maestro. Stramorbido dentro e sembra anche stra crispy fuori, eh. Buon appetito, ragazzi. Wow. La colazione dolce mi mancava, C'è colazione salata, ma che ne sanno? È soffficissimo, è leggerissimo. Questo è quello che mi aspetto da un croissant la mattina. C'ha proprio questa parte esterna super croccante, ma super fina. Si lascia poi mordere e dentro è un cuscinetto. La parte esterna è proprio flaky. Sì, tutti i pezzettini che partono, però comunque è croccante. Saranno 2 giorni che non ci mangiamo croissant, però è proprio buono questo. Ah, ti dici, magari ci siamo dimenticati che sapore hanno i croissant. Ti concedo la cross section, te la senti? Questo è un onore che poche persone hanno nella vita. Sai come fare, vero? Ho imparato. Il pane cioccolato è molto diverso rispetto ai soliti. Questo qui ha più una chiusura a pan suisse. Tu che dici? Faccio per A così o me. per così? Perché secondo me sai anche per così non dovrebbe essere male l'apertura. Ale, ma che domanda è? Oh. Mi lasci È fare? sempre Era per così, bello. l'apertura. Ah. È sempre. Ma io non so esperto come te, io vado subito al morso. Ora lasciami concentrare, Vai. eh. Lasciami concentrare. Dai, ragazzo, sa usare i coltelli, sa usare. Oh. Mi sento soddisfatto. Vai. Pronto, eh. Sono belli ordinati, eh. Bello, mi piace questo taglio, bravo. Grazie. Però il sole arriva da di qua. Ma qui sono. Come vuoi, se non di là. Sì, perché qui c'è questo fascio illuminato e dà noia. Ah, a me invece ci riflette la luce. Cazzo, sei bugiardo. Secondo me questi croissant pesano. Non voglio Niente. spararla, ma secondo me saranno pezzati a 50 grammi. Cheers. Sbradiamolo. Un po' più sanciccoso. Come Cioccolato ne abbiamo mangiati di più strong, ma non è male, però ce l'ha un po' più di masticazione. mai? Forse perché c'è molto più impasto questo pan qua rispetto al croissant, molto più compatto, però alla fine l'impasto è quello, Sì. quindi io preferisco il croissant. Si va con il contenzio speso? Questa resa i conti, perché l'ultima volta ci ha veramente delusi tantissimo e sto parlando di lui. Del Canel. L'ultima volta l'abbiamo mangiato a Copenaghen da Andersen in Maillard ed era un carboncino. Era bruciatissimo, faceva schifo. Questo mi sembra altrettanto scuro, proprio marrone, caramellato, molto vaniglioso e dentro dovrebbe essere soffice e cremoso. Sono
Strutturina niente male, eh. Buon profumo di crema cotta. Potrebbe essere il primo cannello decente e ci mangiamo. Adesso ha tutto più senso. C'è un po' questo sentore di bruciato, però più tendente al caramello. Che bianco stava con l'interno soffice e l'impasto misto con la crema, con la vaniglia. Senti qua è croccante poi. Perché non fare un cannello grosso? Perché questo piccolo non è molto soddisfacente, però è buono. Il naso si sente proprio crema e vaniglia. Due elementi cardine anche proprio della ricetta del cannello. Te l'hai mangiato un cannello? No, a parte quello di Anderson e Maynard, no. Che non era un cannello, vabbè. Che poi era tipo una shoe, ti ricordi, c'era il bollone dentro. Proviamo questo qua, questo sembra tanta robina. Un'altra roba. Ma io ero sicuro che quello di Anderson Mallard faceva cagare e non era un cannello. Questo comincia a essere all'esterno più caramellato e meno bruciato. È cotto davvero divinamente. E poi c'ha un bel sapore dentro, cioè la vaniglia proprio si sente benissimo. Finalmente. Finalmente. Siamo mia Madrid. Adesso il gran finale. Su queste aspettative altissime, qui abbiamo cannella, cocco e caffè. Che combo. Questa, lo dico io cos'è questo. È il dolce che viene fatto con gli scarti e gli sfogliati. Super mega goloso. Quello super ignorante che alla fine è più buono degli sfogliati stessi. Sembra mangiarsi. Oh, si sente tutto, eh. Sente lo zucchero, il cocco, il caffè. Sembra quasi di bersi una pasta che sta inzuppata in un cappuccino. È buonissimo. È per la perfezione. Questo non è zucchero, è cocco. Tutto bello mischiato appunto con burro, zucchero fuso. Poi bello soffice. Mi piace Madrid. Questo c'ha una bella sporca faccia, eh. Le parti quelle più umide che sono ricche proprio di succhi, guarda che belle. In questo svengo qua, vado. Buono, eh. Che roba. Questo è un dolce piacione, un po' da leccaculo. Ha una valanga di zucchero. Caffè. Sembra che ti stia bevendo un caffè in bocca. Non me l'aspettavo da Madrid. Giuro non me l'aspettavo, c'erano sti posti qua. Ora andiamo al secondo, dai. Vamonos. Seconda bakery. Già da fuori esce un profumino di pane, di sfogliati interessante. L'anno Obrador. Ci siamo fatti 40 minuti a piedi, in modo che abbiamo smaltito. Ci è tornata la famina. E dall'ultima bakery e siamo usciti al centro. Vicino alla metro verde, quelle zone là. Qui abbiamo una bella bakery. Una bella vetrina tappezzata di pani. Andiamo però a vedere un po' cosa fanno di dolce. Quella lì. Guarda lì. Il sucre. Quello sì, fanno super sì. Ho l'imbarazzo della scelta qui davanti. Non ho idea. Voilà. Il nostro turno, buon croissant. Oddio, ragazzi, quanta roba che c'era, madonna. Questa potrebbe giocare tra i migliori, potrebbe entrare nelle top 5. Ci siamo presi 1, 2, 3, 4, 5. 5 paste pagate 11,95 euro. Che bella Spagna. Che bello gustarsi le paste e sfogliati un po' il parchettino. Ma poi proprio sotto, sembra costruito apposta per sbranarci sto ben di Dio. Poi c'è puzza di cacca. E io sono andato stappato, Stella. Ah, magia del burro. C'è questo coltello. Ci sono presi 5 prodottini e un po' ripetitivi perché non ci abbiamo fatto resistere di fronte al croissant e poi al cioccolato. Allora, la cosa pericolosa di mangiare gli sfogliati qui in questo parco è che ci abbiamo paurosamente ancora vicini alla bakery, quindi ve lo dico, ci sta che ci scappi anche il settimo. Andiamo a provarli però. Perfetto, porca vacca. È l'alveolatura più bella e precisa che io abbia mai visto in un croissant, probabilmente. Ogni alveolo è grande uguale. Tonne, guarda qua. Che roba. Delicato profumo di burro. Mm.
meno goloso rispetto al primo, più neutro il sapore, è leggermente amarognolo nel retrogusto, forse perché qui utilizzano una farina differente, ma forse devo dire che a livello di sapore e consistenza gli piaceva più l'altro, che era più goloso proprio. È leggero, questo è un po' asciuttino forse. Proviamolo, è già un pochino più compatto, ma perché secondo me siamo arrivati non proprio nell'orario d'apertura, quindi noi prima abbiamo mangiato, che non dico era tiepido, ma quasi. Qua è già bello freddo e grassi, i burri si sono stabilizzati completamente. Andiamo all'assaggio. Qui arriva un po' più spiccata la nota di burro. A me, per dire, piace più un croissant di questo genere, perché prevale tantissimo la parte della componente aromatica dei grassi saturi. Se io me le metto a parità di uscita dal forno, se le mangiassi nella solita tempistica, preferirei questo. Ok, ci sta. Allora, lasci fare. Ti è piaciuta la prima? Sì. Sei divertito? Sì. Sai già. Bello, sto pan chocolat enorme. Un po' aperto, si è aperto, alzata un po' la sfoglia, però okay. È comunque molto molto bello. Ah. È bello perché sono solidi, decisi, sì. Non si rompono, non si spiaccicano. Vai, apro. Nella luce. Beh, bello carico, eh. Qui ha tirato bene i bolloni, va. Meno omogenei, quello sì. Proprio soprattutto qua dove si è lasciata andare la sfoglia, dove si è aperta, ha lasciato proprio spazio. Si è strappato, ha lasciato spazio all'ossigeno di andare fuori, all'aria di andare fuori. Peccato il cioccolato è solido. Sì. So gusti, a me piace più sciolto. Anche a me lo sai. Cerco di prendere un pezzo di cioccolata, ma qui servono delle fauci di un dinosauro. Ce l'abbiamo. Totalmente diverso rispetto a quello di prima. Due barrette nemmeno cotte messe dentro. Il cioccolato si vede molto più ricco di burro di cacao. Si è rappreso alla grande. L'altro molto più buono, ma per il semplice fatto che a mio gusto personale mi piace il cioccolato un pochino che sia ancora cremoso in bocca. Gran bel prodotto lo stesso. Ora che lo assaggi senti che robettina che è. Il sapore di cioccolato mi fa impazzire. Poi croccante, sì, non mi piace così. Forse l'impasto io lo trovo più scioglievo rispetto al primo invece. Forse perché c'è più aria, non lo so. Però, boh, il cioccolato così proprio non mi va giù a me. A livello di sapore l'impasto, di consistenza, peccato non è sciolto. Perché sarebbe stato meglio, secondo me. Anche qui saltiranno 10.000 piccioni. Stanno, non siamo ancora arrivati. Ma guarda, c'è un merletto lì che ci guarda, sulla panchina. Guarda, arriva, quello chiama gli altri. Adesso, situazione, siamo in Spagna, però c'ero lì nella bakery, i prodotti sembravano tutti buoni, sfogliati, e l'ho voluto prendere. Pastè stenata, anche perché Ale non l'ha mai provati, l'ultima volta l'ho mangiati a Lisbona, a Belém, erano incredibili, buonissimi, quindi li voglio far assaggiare. Adesso parto io e vedo un po' se sono come quelli che ho assaggiato in Portogallo. Profumo bello caramellato, si tratta di una sfoglia, di un bicchierino di sfoglia che accoglie crema, poi cotto al forno, con sopra una spannellata di caramello e cannella. Belli. Non sono come quelli che ho mangiato in Portogallo, perché lì la crema era più corposa. E poi c'è il limone. Lì non c'è il limone, troppo agrumata. Questi, boh, non so perché l'abbiamo fatto così, sinceramente. Molto liquida la crema. Anche se questi andrebbero mangiati caldi proprio. Cioè caldi, sì, questi sono pazzeschi. L'apocalisse. Vai. Provamolo. Beh, cavoli, fa buona. Si avvicina molto al flan che fanno in Francia. Se è molto zuccherata, se ci mettevano un po' di vaniglia non è che si sprecavano. Però mi è piaciuta. Ma dovrò andare in Portogallo per assaggiare. Bisogna andarci. Che pasta stanata. È da un anno che me ne dici, cazzo, ste pasta stanata. Come io con la cosciava blanco, uguale. Mi lascerei l'ultimo, il più goloso. Vai. Ok. Vai, prendila. O vediamo se è come quella che mi dicevi, tanto buona, di Alain. Carina, bella marroncina. Qua la chiamavano la Jasmine. Jasmine, no? Sì, la Jasmine. Vabbè, c'è la J. Sì, qualcosa con la J. Invece in Francia si chiama pain au sucre. Focaccia inglobata di saccarosio. Per normal comuni zuccheri. Posso fare la mano? No. Vabbè, non sono cosa precisa. Non mi lascio fare niente. Faccia da serpente. Yeah. Wow. Sì. Sembra molto compatta in realtà questa qui, secondo me prima che la mangi giù. Poi non c'erano ecco, non avevano l'acqua, quello è un problema. Perché la butta giù sta roba, la è dura. Ora proviamola, mettiamola la Charbon Fra.
e ci attacchiamo questo pane al sucre. No, quello di Alain era un altro livello. Golosa, però è fredda. Questa magari leggermente scaldata torna allo stato nobile che si meriterebbe. Io voglio mordere qui nel cuore proprio. Rimane un po' lì, in superficie. Per il resto rimane una focaccina al latte. Non è un qualcosa che sia andato a sposare tutto perfettamente insieme, secondo me. Fra il burro e lo zucchero. Passiamo con l'ultimo adesso. Questo è un mattone proprio. San Pietrino. Al cioccolato. Che bellezza. Man. Sopra un bellastone di zucchero. Dentro sarà ripieno? Lo scopriamo. Non si può non dire che Clan Obrador non sia un gran bel posticino, eh. Che fa delle robe belle belle. Belle belle. Quello non sono amante del cioccolato, però quando mi trovo questa roba sbavo. No, che roba, buono. Poi questa crema al cioccolato, bella liscia, fresca. Sembra quasi un po' sapore di un budino. Questa già vedo le porte del girone dei golosi che mi aspettano, belle spalancate. Questa lastra di zucchero sopra che mi fa scivolare lì proprio, l'inferno. Quella tanta roba. Ascolta, se te vai nel girone dei ghiotti, io faccio da Virgilio e ti accompagno più che volentieri, però ci rimango pure. Probabilmente avrà un valore glicemico di una torta per 16 persone al cioccolato. E niente, e quindi si interrompe qui, però quelli erano gli ultimi assaggi dei prodotti che sono presi, quindi per fortuna non ho perso troppe cose. Perciò spero che questo video vi sia piaciuto, spero che possa tornarvi utile in una vostra eventuale visita a Madrid. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.